Host 2021 continua, siamo allo stand della Sinfed SRL, proprietaria del marchio Pop Caffè e Maespresso, e ci troviamo in compagnia di Andrea Eterno, il direttore generale dell'azienda. Andrea, posso dire bentornato dopo tanti anni. Grazie Fabio, bentornato anche a te, è un po' che non ci incontravamo in giro per le fiere, anche sicuramente per via di questa pandemia che spero ci siamo lasciati alle spalle. Che dire, l'esperienza host molto, molto positiva per noi, questa fiera diciamo è stata la prima volta che l'abbiamo voluta mettere in cantiere e il risultato è stato oltre le nostre aspettative. Sicuramente ci è servito anche per mettere ancora più in risalto quella che è stata la nostra sponsorizzazione della squadra campione d'Italia dello scorso campionato, che come tutti sapete è l'Inter. Abbiamo portato delle novità quest'anno, sicuramente il nostro sistema Barracuda, quindi che è il nostro sistema chiuso, praticamente una macchina dedicata a una nostra capsula proprietaria, di cui abbiamo portato le quattro miscele solite, che come sapete sono l'intenso, il cremoso, l'arabico e il decaffeinato, ai quali abbiamo accompagnato anche delle bevande che oggi vanno molto sul mercato, quindi il caffè al ginseng, l'orzo, il tè al limone, delle tisane che anche queste oggi sono molto, molto in voga nel mercato stesso. Che cosa dire di questa esperienza? Quindi un successone, sicuramente un grande afflusso di ospiti, di persone allo stand, tanti visitatori, quindi un'esperienza molto, molto positiva sicuramente per la nostra azienda, per i nostri due brand che, come ha ricordato Fabio prima, sono Pop Caffè per il mercato del normal trade e la linea Maespresso che abbiamo dedicato alla distribuzione organizzata. Andrea, voi non realizzate solo prodotto monoporzionato ma anche caffè in grani, delle miscele specifiche per il vending. Esatto Fabio, noi abbiamo una serie anche di miscele che vanno dalla intenso e la cremoso, che sono soprattutto per la distribuzione automatica, ma abbiamo aggiunto anche una miscela arabica che i nostri clienti utilizzano per i bar fondamentalmente. Ecco. Allora, per chiunque non sia ancora vostro cliente, ovvero per tutti quei negozi specializzati che non sono ancora vostri clienti ma a cui piacerebbe tanto diventarlo, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per chiedere maggiori informazioni anche senza alcun impegno? Assolutamente sì, noi accogliamo tutti quelli che vogliono iniziare a intraprendere la loro storia di successo anche con il nostro marchio. Abbiamo creato, come dicevo prima, il sistema per Barracuda per dare un supporto a tutti i negozi specializzati in modo che loro possano offrire un servizio ai loro clienti, quindi piuttosto che passare quindi dall'essere venditore di caffè all'essere un prestatore di servizio, quindi dando una macchina di caffè e fornendo tutto quello che poi è di contorno alla macchina. Accogliamo tutti, quindi se volete visitare i nostri indirizzi internet potete farlo benissimo, basta digitare Pop Caffè sulla barra di ricerca e trovate subito quelli che sono i nostri siti,
ma volendo inviarci un'email per essere ricontattati, utilizzate tranquillamente quella generale che è info@popcaffè.it. Sarete sicuramente ricontattati dai nostri agenti di zona che verranno magari a farvi con molto piacere una visita per esporvi quelli che sono tutta la nostra gamma di prodotti che offriamo sul mercato, perché copriamo, diciamo, tutta quella che è la serie dei compatibili sul mercato, sia quelli, diciamo, principali, ma anche molti che altri magari non hanno nella loro produzione. E quindi parliamo della compatibile per la Bialetti, parliamo della compatibile a Romavero e tante altre, ecco. Andrea, prossimo appuntamento Venditalia 2022? Assolutamente sì, vista l'esperienza molto positiva di questo host, saremo presenti anche a Venditalia, speriamo di avere ancora più successo di oggi e di avervi tutti al nostro stand per riabbracciarci e per parlare di futuro, ecco. Grazie per il prezioso contributo, ci vediamo a Venditalia. Grazie Fabio, anche a te, ci vediamo a Venditalia, un saluto a tutti e un grazie.